League, l'appuntamento più importante dell'intera stagione. Sfida che offre diversi motivi di interesse. La finale della UEFA Champions League è qualcosa di unico, al di là del significato sportivo. È un tour. Gran palla a scavalcare la difesa. Tadic! Poteva fare meglio qui, vero Stefano? Beh, non ci ha fatto un figurone, questo sì, girata di testa che meritava miglior fortuna. Stefano, tu l'hai vinta la Champions nel 94, finale memorabile contro il Barcellona di Cruyff. Emozioni che non si cancellano, vero? Assolutamente, salire sul tetto d'Europa è qualcosa di incredibile, un traguardo che ogni giocatore spera di raggiungere nella propria carriera. Ziyech. Attenzione, pericolo. Portiere che smette la conclusione senza problemi. Bravo, attento. Si è lasciato sorprendere. Era un bel tiro, potente, ben indirizzato, portiere però sicuro. Una conclusione respinta con grande abilità e tecnica dal portiere. Corner in aria. Smette il pericolo e allontana. Cerca la porta. Gol solo sfiorato qui. Da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Partita della partita fra questi due giocatori, fra i protagonisti annunciati del match di oggi. Sei d'accordo, Stefano? Beh, direi proprio di sì, Pierluigi. Hanno qualità. Occhio al tiro. Grande riflesso. Pallone in mezzo. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Occhio alla botta. Pallone che finisce non troppo lontano sopra la traversa. Ha provato a piazzarla, furbescamente. Ha esagerato un po' con la potenza. Apprezzabile comunque il tentativo. Ziyech punta l'area, traversa, pallone ancora in gioco. Atebuer, Freuler riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Tackle bellissimo, preciso, efficace. Buon pallone filtrante. 1-0 Ajax. Tifosi impazziti. Evidentemente hanno molta fiducia nei loro giocatori. Un gol bellissimo. Ha sorpreso il portiere con un tiro di rara precisione. Ha saputo calcolare il tempo giusto e ha trovato la rete. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Arriva la segnalazione. Sarà calcio di punizione. Gomez è stato fermato dal difensore. Occhio alla ripartenza. A metri per andare. Pericolo. Cross sul secondo palo. Non arriva per un niente. Deve spazzare velocemente. Buona lettura dell'azione. Ha intercettato bene il passaggio. Gomez. Ilicic. Possesso palla per gli avversari. Babel. Tadic. Vediamo cosa fa ora. Si libera alla grande. Portiere decisivo qui nel fermare l'avversario lanciato a rete. E lui c'era. Si è fatto trovare pronto. Buona lettura. C'è il tocco sulla fascia. Sta avanzando. Spazio per il traversone. Occasione d'oro. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Match che riprende. Hanno allungato portandosi sul 2-0. E sarà a calcio di punizione. Ziyech. Promise. Guadagna metri verso l'area. Van de Beek. Può avanzare indisturbato. E c'è il gol.
Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Continuano a regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. Gomez. 3 i minuti da recuperare. Tadic. Babel. Suggerimento interessante. Palla dentro, occhio. Non affonda, preferisce aspettare e poi colpire. Ha trovato un bellissimo gol di testa qui. Deviazione di testa perfetta, nulla da fare qui per il portiere. Stacco imperioso, non lascia scampo al portiere. Finale della Champions che sembra aver già trovato un padrone. Primo tempo dominato, come dimostra anche il punteggio. Vedremo se riusciranno a tenere questi ritmi o se caleranno alla distanza. Inizia dunque la ripresa di questa finale della UEFA Champions League. Perdono palla banalmente. Prova da lontanissimo. Palla che torna in possesso. Hanno spezzato bene la trama qui. Attenzione, pericolo! Portiere controlla la conclusione senza difficoltà. Pallone perso. Ha spazio davanti a sé. C'è spazio per il cross. Palla che non arriva a destinazione. Tadic. Regalano palla agli avversari. Gollini. Tadic. Promes. Ziyech. Tiro che non crea problemi all'estremo difensore. De Roon. Ilicic. Palla interessante nello spazio. Pallone in profondità. Può mettere da lì. E c'è la rete dell'Ajax. L'ha messa nella propria porta con un intervento davvero maldestro. Non vedo particolari colpe da parte del difensore. Ha avuto solo la sfortuna di trovarsi sulla traiettoria della palla. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. De Roon. È in buona posizione. Salta il difensore. Ha calciato con tutta la forza che aveva in corpo. Ne è uscita fuori una conclusione inguardabile. Poteva dribblare il portiere, scavalcarlo con un tocco sotto, magari appoggiarla in rete, e ha deciso con la conclusione di potenza. Ecco i risultati che abbiamo visto tutti. Possesso palla per gli avversari. Punta la porta. C'è campo per lui. Palla messa fuori dal difensore, si riparte con una rimessa laterale. Promise. Occhio al traversone. Ecco il gol. E la palla si infila nell'angolo. Il portiere non può arrivare.
E questa è la conclusione giusta, raso terra, angolato, niente da fare per il portiere. Ha provato di prima e ha trovato un gol stupendo. Ah, come si è coordinato, meraviglioso, ha lasciato andare bene la gamba, ha trovato il colpo giusto. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Number 10, Dusan Tadic. Condizione interessante. C'è spazio davanti a sé. Traversa, pallone ancora in gioco. Gol dell'Ajax. Ha saputo trovare l'angolino basso sulla sinistra con grande precisione grazie a una conclusione davvero potente. Davvero incontenibili, continuano a cercare il gol e a trovarlo. David Neres. Palla consegnata agli avversari. Suggerimento interessante. Sale Tadic. Portiere senza problemi che sventa la minaccia. Matteo, quanto manca ancora al fischio finale? 5 minuti al termine del match, risultato mai davvero in discussione, c'è stata una sola squadra in campo. D'accordo Matteo, grazie, richiedici pure la linea in caso di ulteriori novità. David Neres. Taglia fuori bene qui la difesa con lancio lungo. Aveva solo il portiere da battere, ma ha sprecato tutto calciando sul fondo. E qui c'è un grave errore dell'attaccante, difficile sapere cosa gli sia passato per la testa in quel momento, questo non lo so. Gli è mancata comunque la lucidità necessaria per metterla dentro. Altri 120 secondi da giocare. Palla che rotola via dopo un buon intervento. De Roon.